Ciao amici del canale YouTube, ben ritrovati. Oggi siamo qui a settembre, prima settimana di settembre, piena muta ancora, come vedete alla mia sinistra sono i bagnetti, qualche soggetto in osservazione, ancora non posso dire positivo, sicuramente iniziato il periodo dei soggetti da osservare per vedere se hanno quelle caratteristiche, quelle peculiarità per divenire espositivi. Detto questo, la puntata di oggi è una puntata dedicata all'alimentazione, è un video che parla di un bastoncino estivo, un bastoncino light, un bastoncino leggero, giornaliero, ovviamente giornaliero per modo di dire, perché poi in realtà non lo si somministra giornalmente, ma in maniera occasionale. È uno dei tre bastoncini giornalieri che noi andiamo a somministrare una volta tanto ai nostri beniamini alati durante il periodo muta, poiché riteniamo che già di per sé l'alimentazione dei nostri volatili in gabbia sia già un'iperalimentazione più delle volte. Colpa dell'uomo, in questo caso l'allevatore, tante volte non riesce proprio ad avere il quadro completo di quello che è tutta l'alimentazione, quindi spesso e volentieri si eccede, ma più che altro per amore lo si fa, non lo si fa per... Quindi magari è questo, è questo, è questo, gli do questo integratore, gli do quest'altro, gli do quell'altro, e poi in realtà perdiamo di vista il punto focale, ovvero che gli animali in gabbia hanno un esercizio molto limitato e quindi dei bisogni altrettanto limitati. E bisogni che ovviamente, come sapete tutti, cambiano in base al periodo, e in questo periodo qui in particolare avremo bisogno di una quota maggiore di grassi, di alcuni di questi grassi, quindi diciamo una quota maggiore di quelli buoni, quindi periodo muta, ok? E una quota maggiore di proteine, ma concedetemi un attimino, più che maggiore io direi diversa, diversificata, perché in realtà maggiore, la quota maggiore di proteine si vuol somministrare durante il periodo di riproduzione. Durante il periodo muta è pur vero che le piume sono costituite da aminoacidi, quindi una scomposizione di proteine, ma è altrettanto vero che non hanno lo stesso bisogno fisiologico del periodo riproduttivo, in quanto i pullus devono creare tutto l'apparato muscolo-scheletrico e organi, ok? Detto questo, non voglio darvi altre troppe info. Se non l'avete ancora fatto, vi siete appena collegati, diciamo a tutti, il logo in basso a destra al vostro schermo, cliccate, il nostro logo è predisposto per iscrivervi, così vi terrete sempre aggiornati anche per il futuro. Adesso qualche piccola clip e dopo vi farò vedere la preparazione del pastoncino. A un attimo. Ed eccoci qua ragazzi, allora, gli ingredienti, semplicissimo, in realtà dovrebbero essere tre, ma oggi per mancanza di un ingrediente, che è il couscous, ne utilizzerò due. Poco importa perché, come abbiamo detto, è un pastoncino leggero, quindi la parte principale della preparazione di questo pastoncino, scusatemi,
sono dei semi di scaiola germogliati, che adesso vi mostro. Come vedete, questi sono dei germogli di scaiola 5 giorni, ok? Vedete che bel grado di... Qualcuno direbbe che sono lunghi e azzardo una battuta, perché nei social qualche volta alcuni la dicono grossa, sono cancerogeni, ma proprio quando leggo queste assurdità sorrido, non aggiungo altro. Ritorniamo al nostro argomento. Quindi, ripeto, questo è uno dei tre pastoncini. La variante è solo nei semi. Questi qui sono dei semi di scaiola germogliati 5 giorni. Il procedimento non cambia dalla germogliazione dei semi, del misto semi, ok? La seconda variante è con il miglio bianco. Preferite quello di qualità grossa, perché abbiamo notato proprio un'appetibilità maggiore, quindi il bianco, miglio bianco di qualità grossa, ok? Per chi magari non lo sapesse, è quello che si trova spesso e volentieri nel misto e degli esotici, ok? Seconda, terza, questa è la seconda variante. La terza variante, ma non è poi così tanto light, sarebbe con del grano, grano saraceno. Il grano saraceno ha tempi di germogliazione un po' più lunghi, magari si può arrivare anche al sesto giorno, e non raggiunge l'appetibilità del miglio, ok? Ma soprattutto dovete farlo germinare almeno un giorno in più, perché di suo ha una sua durezza, ok? E quindi, tre semi, quali particolarità hanno questi semi? Quelle di essere molto ricchi di carboidrati, quindi energie, quindi i carboidrati sono quelle energie immediate per il fabbisogno quotidiano, ok? Quindi vengono distrutti quasi in giornata dall'organismo, riducendo al minimo gli accumuli. Ovviamente questa regola vale per canarini, volatili, che comunque stanno in gabbie ampie e quindi possono tranquillamente fare l'esercizio del volo, ok? Poi pochi sali, poche vitamine, quindi dei semi molto leggeri, non c'è bisogno di aggiungere niente, pochissimi grassi, perché già di loro in questo periodo gli animali stanno assumendo un'alimentazione più grassa, con i misti, con i pastoncini morbidi, quel che utilizzate voi, quindi non ha alcun senso andare ad aggiungere un'altra bomba di grassi o soprattutto un'altra bomba di proteine, cosa che già state veicolando con gli altri prodotti che giornalmente assumono, ok? Questo è più un rinfrescarli, un tenerli nutriti con qualcosa di fresco, di ghiotto, e anche volendo per distrarli, no? Così come si fa per le spighe, per gli spinaci di juta, di cocco, di corda, di canapa. Anche questo è un modo per tenerli distratti, per evitare quella frenesia e quindi arrivare a quelle situazioni dove poi si rovinano il piumaggio. Il nostro ingrediente principale ovviamente è il pastoncino secco. Noi, come sapete, utilizziamo tutta la vigna alla ragione di sole, e il pastoncino secco andrà a bilanciarsi per quel poco con il seme, quindi ci sarà la parte di proteine che in questo momento serve, perché è un pastoncino secco all'uovo. Ovviamente alcuni diranno: ma i grassi? I grassi sì, qui non ci sono, è chiaro, ma ci sono nel resto dell'alimentazione, e quindi non è che vanno a mancare, non li andiamo ad aggiungere, perché come abbiamo detto prima, il troppo stroppia. Questo pastoncino qui è un pastoncino giornaliero, che nel frattempo che parlo lo preparo, un pastoncino, scusate, passo davanti alla telecamera, è un pastoncino giornaliero che chiamiamo volgarmente giornaliero, ma in realtà io e Gabriele lo somministriamo una volta alla settimana. Guardate che bellissimi germogli, lunghissimi, una volta alla settimana, anche perché già la settimana dei nostri canarini è già impegnata di altro. C'è il giorno che mangiano la frutta, c'è il giorno che mangiano il pezzetto di verdura, c'è il giorno a cui vengono somministrate le spighe di panico, c'è il giorno in cui, ovviamente, più giorni in cui non si dà null'altro, e poi c'è il giorno, una volta alla settimana, ogni 10 giorni,
dove loro assumono questo bastoncino qui molto leggero. Non c'è nulla da aggiungere, niente di particolare, ragazzi. Facilità, ovviamente, se lo preparate col couscous, che deve essere la quota principale, il couscous, quindi un quarto di semi, un quarto di pastoncino, due quarti di couscous, perché noi non dobbiamo andare a nutrirli, dobbiamo andarli a fargli mangiare un qualcosa di fresco, ok? Quindi oggi io mi sono accorto di averlo terminato, purtroppo, e il video verrà così, voi però lo sapete. Quindi, come vedete, basta. Poi, quale particolare attenzione vi posso, perché nei nostri video cerchiamo sempre di darvi una piccola informazione utile. Questo è il periodo in cui gli animali sono ammassati nelle gabbie dello svezzamento. L'errore più comune è quello di mettere poche mangiatoie. Nel nostro caso, come vedete, io utilizzo le stesse da riproduzione, quindi piccole, ma ne metto tante, cosicché gli animali si distribuiscono su tante mangiatoie ed entrano poco o niente in competizione. Questo è il nostro consiglio. Prestate attenzione a queste piccole considerazioni che tante volte vi tolgono da fastidi successivi, perché chi come me, per esempio, fa dei lipromici, deve cercare in tutti i modi di evitare che i soggetti entri in competizione a quel punto tale dove poi così sporcano il piumaggio, perché giustamente quello che avrà la peggiore magari avrà una piuma col sangue e il piumaggio è compromesso. Quindi questo è il quantitativo, mai riempirle tutte a tre quarti, questo è il quantitativo che poi vado a mettere in ogni mangiatoia. Adesso vi mostro quando ce l'avranno in gabbia e niente, questo è quanto. Quindi ricordatevi, o con scagliola o con miglio bianco qualità grossa, o terza ipotesi con il grano saraceno. Ricordatevi che il grano saraceno ha bisogno di almeno un giorno in più perché è un po' più duro, ok? Quindi adesso una clip dove vi mostro come lo gradiscono. A dopo. Un modo diverso di preparare alimentazione estiva, quindi un bastoncino leggero, un bastoncino light, con prodotti che sicuramente chiunque di noi ha già in casa, non dovrà andare a acquistare, quindi facendo germogliare della scagliola o del miglio, andremo a dare qualcosa sicuramente di fresco, senza appesantire il corpo, e perché no? Gli animali ne giocheranno, perché comunque un alimento fresco è sempre preferibile a un alimento secco, no? Quindi detto questo, non c'è da aggiungere altro. Se questo video vi è piaciuto, metteteci un mi piace alla fine del video, ci vediamo alla prossima puntata e non dimenticate il nostro appuntamento mensile. Ciao!